madre aveva un cugino che capitava qualche giorno d'estate a casa dei miei nonni in campagna. César arrivava dalla Normandia carico di regali, soprattutto di genere alimentare, anche se non mancavano foulard per mia madre e cravatte per mio padre, che nessuno dei due avrebbe mai indossato. Che ti fa palpitare ogni più piccolo segnale, ma che a volte offre anche una bussola per esplorazioni future. Ad esempio, c'erano in TV le inchieste del commissario Maigret, quelle con Gino Cervi, e io mi abbeveravo a quei maldestri simulacri di Francia, che però... Molti ricordano, credo, il momento in cui Paul Ehrenreich, reagendo ai canti intonati dagli ufficiali nazisti nel locale di Bogart, ordina all'orchestra di attaccare la Marsigliese. Molti anni dopo quella mia lettura, ho scoperto una canzone di Dalida che descrive con tenerezza la fugace avventura sessuale di una trentenne con un diciottenne. Anche questo le francesi lo sanno fare con estrema eleganza. In un verso della canzone la donna dice del ragazzo, per farle comprendere lo stato d'animo, che aveva appena visto il grano in erba. Perché poi dal libro era stato tratto un film e io non lo sapevo. Ma a quel punto non era più a Pervinca che pensavo. Il incolonnati davanti al centro di reclutamento, dopo aver visto Morocco al cinema, credo si sentissero tutti dei gay Cooper, convinti che tutte le puttane che avrebbero incontrato nei bordelli di guarnigione avrebbero avuto la faccia di Marlene Dietrich. Well, I see you.